Su Topolino 3467, Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio celebrano i 90 anni di Pippo con una storia evento, I bracciali di Maciste. Con questa storia, i due autori riportano i lettori alle atmosfere degli cortometraggi d'esordio dei personaggi disneyani. D'altra parte, coprotagonisti della storia, troviamo anche Topolino e Paperino, a riformare un trio che ebbe molto successo proprio nei cartoni animati. Pippo esordisce il 2 maggio del 1932 in Mickey's Review, letteralmente la rivista di Topolino, cortometraggio diretto da Wilfred Jackson. Il riferimento del titolo italiano non è a una rivista cartacea come siamo abituati oggi, come ad esempio può essere Topolino stesso, ma a proprio a un genere di spettacolo teatrale particolare, costituito a sua volta da esibizioni di diversi artisti. In questo caso Pippo, personaggio creato da Pinto Colvig e Johnny Cannon, compare con un aspetto più anziano rispetto a quello a cui siamo abituati oggi in mezzo al pubblico. Chiamato in realtà Dippy Dog e non Goofy, Pippo rappresenta il tipico esponente del pubblico che disturba gli altri mangiando rumorosamente, ridendo in maniera esagerata e facendo commenti a una voce così alta che è udita persino sul palco. La seconda apparizione di Pippo è nello stesso anno, 1933, in The Whoopee Party, una festa scatenata, diretta sempre da Jackson. In questo caso Pippo viene ringiovanito e viene stabilito una volta per tutte il suo status di amico di Topolino. Nel 1934, invece, in Orphans Benefit, una serata di beneficenza, viene stabilito il suo nuovo e definitivo nome, Goofy. Nel corto, diretto da Bart Gillett, Pippo compare non più tra il pubblico, ma sul palco, grazie alla sua goffaggine e un comico perfetto. Nel 1935, infine, con On Ice, pattinaggio, cortometraggio diretto da Ben Sharpstein, l'animatore Art Babbitt sviluppa per Pippo un nuovo look, molto più simile a quello moderno. Il personaggio, infatti, indossa un maglione e un paio di pantaloni. Pippo però viene sviluppato parallelamente anche sui fumetti in quell'epoca, in particolare le strisce quotidiane e le tavole domenicali, per lo più realizzate da Floyd Gottfredson. La sua prima apparizione nei fumetti è datata 8 gennaio 1933 in una tavola domenicale. Gottfredson comunque lo adotta molto velocemente come spalla comica di Topolino, sin dalla mitica Topolino Detective e Pippo suo aiutante. La presenza di Pippo permette di stemperare i toni del thriller. In queste e in altre storie successive, Pippo è ancora identificato come Dippy. Ci vorrà il 1936 per avere Goofy come nome anche nei fumetti. In particolare, ciò avverrà con Topolino e lo struzzo Oscar. Se il disegnatore che ha caratterizzato più di tutti Pippo è stato proprio Gottfredson, tra gli sceneggiatori, invece, quelli che hanno avuto un ruolo più importante sono stati Merrill De Maris e Bill Walsh. De Maris, pur mantenendo la classica flemma che sta caratterizzando il personaggio nei suoi sviluppi animati e fumettistici, approfondisce il suo carattere rendendolo molto più legato ai suoi amici, ma sempre caratterizzato da un'innocenza e un candore di fondo che hanno continuato a essere presenti nella sua caratterizzazione successiva. Un altro elemento caratteristico della personalità di Pippo è poi introdotto proprio da De Maris. Lo sceneggiatore infatti lo utilizza come tipico rappresentante del cosiddetto pensiero laterale, dando così il via a quella che potremmo definire come la più classica logica pippesca. A tal proposito vi invito già a dare un'occhiata ai link in descrizione, dove ci sono articoli di approfondimento sia relativi alla logica sia relativi alla storia di Pippo. Con Walsh invece il personaggio diventa in qualche modo molto più malleabile. Lo sceneggiatore infatti, sfruttando queste caratteristiche, gli fa interpretare dei ruoli apparentemente inconsueti. Ad esempio, troviamo Pippo come attore western di grande successo in Topolino fra le stelle, oppure eccolo come geniale scienziato in Pippo Cosmico. Tutto questo in ogni caso senza mai snaturare realmente il personaggio, ma anzi sfruttandolo per mettere in rilievo tutti gli aspetti che non vanno nella società dell'epoca.
Un altro modo interessante di interpretare Pippo ce lo propone Romano Scarpa. In particolare, nel Il campionissimo, Pippo diventa un grande campione di boxe. Questa cosa è resa possibile dal fatto che, per una serie di coincidenze, il nostro si ritrova nel deserto mentre lì vicino viene svolto un esperimento nucleare. Le radiazioni generate dall'esplosione conferiscono a Pippo una forza incredibile e così il nostro diventa un campione di boxe. L'aspetto interessante è che questa storia anticipa di 5 anni la nascita di Hulk, che condivide le sue origini proprio con quelle di questo Pippo campionissimo. Altra storia in cui Pippo compie delle imprese fisiche eccezionali è I Parastinchi di Olimpia. Già la pubblicazione della storia è in qualche modo particolare, visto che esce per la prima volta su una testata che è generalmente dedicata alle ristampe, i classici Disney 45 del 1972, dedicati agli Olimpiadi che si stanno svolgendo quell'anno a Monaco. Nella storia Pippo diventa un campione di moltissimi sport grazie a due particolari parastinchi provenienti dall'antica Grecia e che hanno effetto soltanto su di lui. In un certo senso, anche nella storia di Artimani e Pastrovicchio, Pippo diventa fortissimo grazie a un particolare marchingegno, i bracciali di Maciste del titolo. In questo caso, però, a differenza dei parastinchi, i bracciali non sono un oggetto archeologico, un oggetto proveniente dal passato, sono invece l'invenzione di un inventore in fuga da criminali che lo stanno braccando. In questo caso Pippo è titolare di un circo, diciamo che si era, come al solito, lasciato abbindolare nell'acquisto di quella che all'inizio doveva semplicemente essere una tenda per un campeggio che dovevano fare lui e i suoi amici Topolino e Paperino. La storia, però, come è facile immaginare, ci permette di parlare della fisica del sollevamento pesi. Per capire che cosa succede a un sollevatore di pesi, dobbiamo innanzitutto ricordare che il gesto atletico si svolge sotto l'azione del campo gravitazionale, cioè quella forza che tiene gli oggetti ancorati alla superficie della Terra. Il sollevatore quindi deve utilizzare i suoi muscoli per vincere la gravità e poi portare il peso fino a sopra le sue spalle. In tutto questo però non c'è soltanto il problema della gravità in quanto forza, c'è anche un'altra questione che è legata al centro di massa. Il centro di massa, anche detto baricentro, è il punto su cui si concentra la massa gravitazionale dell'oggetto che va sollevato. Il centro di massa, nel caso di un oggetto simmetrico con densità uniforme, coincide con il centro geometrico dell'oggetto stesso. In questo caso, per poter sollevare nel modo più efficiente possibile, i due baricentri dovrebbero essere quanto più allineati possibile lungo una retta che sia all'incirca perpendicolare con la superficie del pianeta. Un altro aspetto interessante che dobbiamo considerare, e che ho scoperto proprio in occasione di questo video, è l'attrito muscolare. Esistono tre tipi differenti di attriti muscolari legati a tre modi differenti di utilizzare, o per meglio dire di contrarre, i muscoli. Possiamo infatti avere delle contrazioni concentriche, statiche ed eccentriche. Supponendo che, per esempio, utilizzando una contrazione concentrica siamo in grado di sollevare un oggetto di 100 kg con la stessa quantità di energia, saremmo in grado di sollevare 120 kg con una contrazione statica e 140 kg con una eccentrica. Poco fa ho anche citato l'ultimo aspetto dell'azione atletica, cioè l'energia. L'atleta, quando solleva il peso da terra fin sopra le spalle, spende la quantità di energia corrispondente all'energia potenziale dell'oggetto una volta che è arrivato su in cima, insieme con tutta l'energia cinetica che è servita per portarlo dal basso verso l'alto. Tutto questo dispendio di energia si trasforma in energia termica e questo lo vediamo attraverso il sudore che scende lungo il corpo del sollevatore di pesi.
Giunti a questo punto, sperando di avervi dato una visione alternativa dello sport del sollevamento di pesi e di avervi fornito anche alcune informazioni interessanti sul personaggio di Pippo, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella in maniera tale da ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Detto ciò, saluti a tutti!